Amici del canale Malik Patrick, benvenuti in questo nuovo video del mercoledì che iniziamo oggi con un nuovo argomento. Anche qui un restyling molto importante perché ovviamente inserirò delle nozioni molto interessanti, quindi comunque vi invito a risentirlo e riascoltarlo. È un argomento che fa parte ovviamente sempre del percorso per chi inizia a praticare il Kenshudo, quindi fa parte ovviamente anche del mio percorso di crescita. E volevo ovviamente condividerlo. Abbiamo finito i cicli di Miyamoto Musashi, del Dokkudo, e adesso ricominciamo con l'arte della guerra. Ovviamente i vecchi video sono già oscurati, quindi questi sono video del tutto nuovi, e andiamo a parlare ovviamente di un personaggio che per me è stato e continua ad essere ovviamente il maestro, ok? Anche è stato ovviamente anche un'ispirazione sicuramente per Musashi. Nonostante non credo che Musashi l'abbia mai conosciuto, ma sicuramente la Wing Fa, ovvero l'arte della guerra, è arrivata a conoscenza ovviamente anche del famoso Ronin, quindi anche in Giappone all'epoca, dato che Cina, Giappone, Corea, insomma, erano molto collegati tra di loro come nazioni. E considerando che la Wing Fa, l'arte della guerra, ha una storia molto antica, parliamo già del periodo intorno a circa il 500 a.C., no? Al periodo di esistenza di Sun Tzu, della presunta esistenza di Sun Tzu, perché poi non si sa se effettivamente è esistito veramente. Però non voglio anticiparvi nulla, oggi non parleremo ovviamente dell'arte della guerra, ma parleremo di Sun Tzu, quindi il breve racconto della sua storia, molto affascinante, e della sua filosofia sull'arte della guerra. A tra poco. Eccoci qua di nuovo amici, un saluto a tutti quanti, grazie ancora per essere qui sul canale Malik Patrick ad ascoltare questi video storici e ovviamente di filosofia per quanto riguarda ovviamente sempre la mia scuola, ma anche per informazione culturale. Io volevo ringraziare innanzitutto gli utenti che hanno apprezzato molto il video sulle armi e gli armamenti dei ninja, che vi consiglio ovviamente di andare a vedere se non lo avete visto. Ha fatto parecchie visualizzazioni, io non credevo, perché ho fatto un video abbastanza lungo, ho detto accidenti, ho detto forse i video lunghi sono un po', magari per molte persone diciamo un po' pesanti, e invece ha visto che ha riscosso molto successo. Questo mi ha fatto tantissimo piacere, perché ovviamente poi continuerò a trattare video sui ninja, quindi non perdeteli perché stanno tutti nella playlist. Quindi per coloro che si sono iscritti al canale li ringrazio vivamente in questo video, e coloro che ancora non conoscono il canale Malik Patrick o magari è la prima volta che passano qua, vi invito di fare l'iscrizione. È un canale dove ovviamente si parla di arti marziali, io sono il maestro Malik Patrick, conosciuto da tutti sul web con questo nome, creatore e fondatore dello stile Kenshudo, Kenshudo Ryu, della scuola della via dell'arte della spada. Poi parleremo sempre del mio sistema, con l'anno nuovo ovviamente inizierò dei nuovi video anche di coppia con il mio amico Alex Dragon Ninja, e intanto vi invito ad ascoltare questo video e a iscrivervi, perché comunque l'obiettivo è raggiungere i 1000 iscritti e fare in modo che la community si espanda sempre di più, vi possano iniziare le live, diciamo il canale prende parecchie funzionalità nuove, è un nuovo obiettivo a cui non manca molto, quindi grazie di cuore a tutti coloro che stanno dando la fiducia per soprattutto i video, sono molto apprezzati ultimamente, quando ho cambiato il format, ma ho visto che c'è stato un miglioramento. Detto questo, iniziamo subito oggi a parlare di Sun Tzu, del generale Sun Tzu, maestro Sun Tzu, colui che per me è lo stratega numero uno, perché io comunque ho basato tutto il mio percorso marziale sulla via, parte sulla via dell'arte della spada, ma sull'arte della guerra, perché prima dell'arte della spada viene l'arte della guerra, ovvero la strategia che abbiamo nella nostra mente. Lo stesso Eio di Musashi si basa sull'arte della guerra. Allora, quando si parla di arte della guerra, pare molto brutto come nome, specialmente in questi periodi, diciamo che di guerre se ne vedono molte, però non va associata con questo concetto. Per capire, diciamo, che cosa è l'arte della guerra, bisogna prima capire la mente di Sun Tzu. Quindi andiamo a scoprire chi era. La vita di Sun Tzu è avvolta nel mistero, perché molti dubitano anche della sua esistenza, molti storici che studiano ovviamente i trattati tralasciati dal generale dubitano perfino della sua esistenza. Ho pensato anche io addirittura che i trattati fossero frutto di un'unione complessiva di studio di più menti che partorito diciamo da una mente unica. Però ovviamente noi associamo l'arte della guerra al generale Sun Tzu, anche perché nel trattato dell'arte della guerra spesso è citata il nome del generale. Sun Tzu disse: la Wing Fa in cinese, che significa l'arte della guerra, è uno dei trattati militari ovviamente più importanti della storia, addirittura è riuscito ad arrivare anche in Estremo Oriente, è stato studiato dai
più importanti generali e imperatori e condottieri che la storia ha visto, addirittura anche da Napoleone, quindi comunque tutti si sono ispirati ovviamente agli insegnamenti del maestro Sun Tzu. Secondo Sima Qian, che è l'autore del compendio storico Qigi, la storia di Sun Tzu risale al VI secolo a.C., quindi intorno al 500 a.C., un periodo storico molto importante, contemporaneo di tanti menti intellettuali, quali Confucio, Buddha e molti altri intellettuali dell'epoca. Mentre secondo gli annali delle primavere o degli autunni, Sun Tzu nacque nel nord della Cina, qui nella Cina settentrionale, nello stato di Qi, tra il 722 a.C. e il 481 a.C., che è ovviamente il periodo di fase degli annali delle primavere o degli autunni. Quindi si presume che Sun Tzu sia esistito intorno al 500 a.C., contemporaneo, come dicevo, di Confucio, Buddha e tanti altri menti intellettuali, ovviamente subendo l'influenza di Lao Tzu, quindi di una matrice taoista che già era ancora più antica. Appartenente a un ramo decaduto dell'aristocrazia minore, visse gran parte della sua vita praticamente lontano dalla corte reale, elaborando teorie di strategia e tecniche militari per la quale lui era molto conosciuto da una cerchia ristretta di persone, che erano tutti appartenenti ai gradi più elevati dell'esercito. Intorno ovviamente al 500, sempre avanti Cristo, viene convocato presso la corte del re dello stato di Wu, su consiglio del generale Wu Xuzhu, cioè un generale ovviamente del re del regno di Wu, che si chiamava Hu Lu. Il generale di Hu Lu, Wu Xuzhu, essendo un estimatore e un ammiratore ovviamente del generale Sun Tzu, lo convoca ovviamente, lo fa convocare a corte, perché in quel periodo il regno di Wu subiva una grande minaccia da uno stato confinante, ovvero lo stato di Zhou. Lo stato di Wu, essendo uno stato molto piccolo, a cavallo ovviamente dell'imbocco del fiume Yangtze con capitale Suzhou, il re Hu Lu, percependo questa minaccia, voleva muovere guerra contro questo stato di Zhou, con capitale Yang molto più grande. Ma essendo piccolo lo stato e piccolo anche l'esercito, aveva grandi perplessità sulla riuscita della sua guerra e anche sulla tenuta del proprio esercito, perché ricordiamo che se in quel periodo si perdeva una battaglia, si rischiava l'invasione e di essere inglobati dallo stato che ovviamente aveva occupato o aggredito l'altro stato, o che era stato sconfitto. Quindi lo stato che aveva vinto poteva ovviamente invadere l'altro stato e acquisire praticamente tutto quanto il territorio. Hu Lu percepisce questa minaccia, quindi, come dicevo, sotto consiglio del generale Wu Xuzhu, praticamente convocano Sun Tzu per ovviamente chiedere aiuto proprio in funzione di questa guerra che sembrava sempre di più imminente. Quando Sun Tzu arriva al palazzo, il re Hu Lu lo interroga sulla sua visione, diciamo, della guerra, sul suo concetto, sulle sue strategie, e ne rimane molto soddisfatto, perché ovviamente capisce e percepisce la brillante mente di Sun Tzu, l'accuratezza delle sue strategie, la minuzia per come ovviamente pianifica tutti quanti le tattiche, tutti quanti i movimenti, e ovviamente chiede una dimostrazione pratica delle sue teorie, quindi di mettere in pratica effettivamente quello che il Sun Tzu elabora nella sua mente. E il re, quasi con una sfida, lo pone davanti a un compito. Gli chiede se riesce a trasformare questo gruppo di 300 donne di corte in un'unità ben disciplinata. Sun Tzu annuisce e dunque praticamente fa preparare queste 300 donne con le spade, gli elmi, le armature, e dà ovviamente dei compiti. Stabilisce ovviamente i ranghi, le cortigiane più anziane, più care al re, vengono nominate i sottufficiali che dovranno guidare il loro plotone. Sun Tzu spiega alle concubine più anziane che al rullo dei tamburi devono eseguire i compiti che lui ha assegnato. Spiega alle cortigiane più anziane gli ordini impartiti e che al momento del rullo dei tamburi devono praticamente eseguirli e far muovere il plotone secondo gli ordini di Sun Tzu. Spiega alle cortigiane più anziane gli ordini impartiti e che al momento del rullo dei tamburi devono guidare il loro plotone all'unisono. E al momento ovviamente del suono dei tamburi le donne in realtà cominciano a ridere, sbeffeggiando ovviamente il generale, pensando che si tratti di un gioco per divertire il re di Wu. Sun Tzu dice: quando gli ordini non sono chiari e le truppe non obbediscono, la colpa è sempre del generale. Così pazientemente ripete alle concubine più anziane per 5 volte gli ordini con parole più semplici, spiegandogli che al rullo dei tamburi loro devono guidare il loro plotone d'esecuzione
all'unisono nei movimenti che Sun Tzu ha ordinato di fare. Così, di nuovo al rullo dei tamburi, le concubine continuano a ridere e ovviamente il Plotone non esegue gli ordini, ride assieme alle stesse concubine, sbeffeggiando ancora di più il generale Sun Tzu, credendo che il gioco stia continuando. Sun Tzu afferma che quando gli ordini sono chiari e i miei lo erano e le truppe non li eseguono, la colpa è dei sottufficiali. Così, adirato dal comportamento delle concubine, fa convocare il boia. E qual è la pena per la disobbedienza sul campo di battaglia? La morte. Ordina al boia di decapitare i due sottufficiali, ovvero le concubine più anziane. Il re, allarmato per quello che sta succedendo, capisce che Sun Tzu sta facendo sul serio e lo prega di risparmiare la vita delle donne, che gli affiderà comunque l'incarico, perché ha capito che la sua bravura è reale. E Sun Tzu dice: dal momento che mi avete affidato questo incarico, io e soltanto io sono il responsabile sul campo di battaglia e non sono tenuto nemmeno a rispettare i vostri ordini. E senza battere ciglio, con un ordine, giustizia le due donne. La guerra è questione di vita o di morte e questa è la base dei suoi insegnamenti. Una volta compreso questo, tutti, dai comandanti ai soldati semplici, saranno motivati a vincere. Dopo l'esecuzione delle due donne, nomina altri due nuovi sottufficiali. E indovinate un po', al momento del rullo dei tamburi, il plotone di esecuzione delle concubine a servizio del re si muovono perfettamente come un'unità ben disciplinata. Il re, Kunlu, soddisfatto del risultato, affida a Sun Tzu l'incarico di guidare il proprio esercito nella guerra contro lo stato di Chu. È circa il 506 avanti Cristo e Sun Tzu, a capo di 33.000 uomini, muove guerra contro Chu. All'epoca, in questo periodo, i grandi eserciti del nord in Cina usavano muovere guerra utilizzando dei potenti carri corazzati che servivano praticamente a sfondare le linee nemiche. Alla fanteria era affidato il compito ovviamente di appoggiare questi carri corazzati per finire, diciamo, l'esercito che era stato ovviamente sfondato dai carri. Quindi il compito della fanteria era secondario, andava a supportare il lavoro che iniziavano praticamente i carri, davano cioè il colpo di grazia all'esercito già sfinito. Quindi, per favoreggiare l'avanzata di questi carri, che erano molto pesanti, occorrevano delle manovre precise e ben pianificate. Manovre rapide, sincronizzate allo stesso tempo, senza il minimo errore. Ed è ciò su cui Sun Tzu praticamente basa tutto quanto il suo lavoro: l'organizzazione, la preparazione e infine ovviamente la battaglia, non lasciando alcun spazio ad alcuna sorpresa che potrebbe riservarci l'esercito nemico, prevedendo ogni singola situazione che possa venire a crearsi. Quindi nel 506 avanti Cristo, a capo di questi 36.000 uomini, Sun Tzu fa un'azione di sorpresa: attacca Yang, la capitale di Chu, riuscendo a invaderla ed occuparla, costringendo il re nemico alla fuga e conquistando e annientando lo stato di Chu. Una volta portato a termine il suo incarico, di Sun Tzu si perderà qualunque traccia, quindi non si saprà più nulla, perché se ne andrà ovviamente dal servizio dello stato di Wu. Alcuni dicono che fu costretto ad andare via per dei giochi di palazzo e dei complotti, però alcuni pensano che lui se ne sia andato perché non era interessato alla gloria del successo, e questo è uno dei suoi insegnamenti fondamentali che ha lasciato ai posteri, perché dice chiaramente che dopo aver eseguito il suo compito bisogna ritirarsi in buon ordine, rinunciando a qualsiasi glorificazione, ok? Perché altrimenti saremo corrotti dal denaro, dalla gloria, e accecati, e perderemo ovviamente il lume della nostra strategia. L'arte della guerra si basa sulla lucidità. Sta di fatto che di Sun Tzu non si sente più nulla se non i suoi insegnamenti di un trattato importantissimo che è stato tramandato di secoli in secoli, ovvero il Ping Fa, l'arte della guerra. Detto questo, amici, io vi ringrazio per aver ascoltato questo video su Sun Tzu. Nei prossimi video inizieremo a parlare dell'arte della guerra capitolo per capitolo, quindi andremo a scoprire di che cosa si tratta effettivamente questo trattato, analizzando ovviamente ogni capitolo, perché ogni capitolo parla di un qualche cosa di particolare che ho specificato soprattutto nella vicenda raccontata in questo video, quindi la preparazione, il movimento, la mobilitazione delle truppe, e i vari capitoli poi spiegheranno successivamente all'atto pratico qual è
la strategia da attuare. Il PinFalart della guerra è basato soprattutto sulla strategia, non sul combattere le battaglie alla cieca, perché la maggior parte delle battaglie nel corso della storia sono state combattute senza strategia, soltanto col concetto della forza bruta, ma questo rischia di danneggiare sia noi che loro. Si faceva un errore, soprattutto quello di pensare che un esercito numeroso possa vincere. Come vedete, Sun Tzu con un piccolo esercito di 33.000 uomini, lui affronta lo stato di Chu. E ricordiamoci che lo stato di Chu era uno stato molto più grande, con molti più uomini, molti più soldati. E nonostante questo, lui con la sola strategia è riuscito a distruggere un grande esercito facendo un attacco fondamentale su un qualche cosa, la capitale. E questo è un altro esempio che fa parte dell'arte della guerra. Attacca qualcosa che il nemico è costretto a difendere e quindi ovviamente quindi è qualcosa di sensibile. Ma questi sono tutti concetti di cui ne parleremo ovviamente nei video dell'arte della guerra. Io vi ringrazio per aver ascoltato la storia di Sun Tzu, un video molto incisivo, molto breve, storico, perché la storia del generale è avvolta nel mistero. E il trattato è molto importante per chiunque pratichi arti marziali, quindi vi invito ad andarlo a comprare, a leggere, ce ne sono diverse versioni e vi consiglio ovviamente di leggerlo, rileggerlo e leggerlo in continuazione perché c'è sempre da imparare. Grazie di cuore a tutti coloro che sono arrivati fino a qui, vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando che è molto importante così non perdete i video perché inizieremo con questa nuova playlist, fare l'iscrizione, dicevo, mettere like, commentare il video e ci vedremo mercoledì con il primo capitolo dell'arte della guerra. Grazie a tutti.